saluto a tutti i lettori di HD Blog allo stand Sony di IFA 2012 con Xperia V, un prodotto che arriverà intorno all'ultima parte dell'anno, un top gamma 4G LTE con scocca in metallo molto raffinata, molto bella, una linea ispirata un po' alla precedente gamma Xperia ma comunque diversa dalla linea Xperia S, e una caratteristica importante: abbiamo il telefono che è waterproof fino a un metro. Ovviamente sono presenti il jack per le cuffie, anche questo chiuso in modo da non poter subire infiltrazioni di acqua. Fotocamera da ben 13 megapixel con flash, foto con sensore XMOAR, altoparlante posteriore, tasti volume, tasto accensione e ovviamente il microfono nella parte inferiore, oltre alla fotocamera anteriore e ai sensori di prossimità e luminosità. Il display è un 4.3 pollici HD, decisamente molto bello, grande, ma non così grande da ampliare le dimensioni del dispositivo. Se per esempio lo mettiamo a confronto con un One X, vediamo come sia effettivamente più piccolo, più stretto. Così come in confronto a un Galaxy S3 la dimensione è ovviamente inferiore sia per quanto riguarda l'altezza che per quanto riguarda la larghezza. Xperia V è ovviamente dotato di Android 4.4 Ice Cream Sandwich, verrà poi aggiornato anche a Jelly Bean. Abbiamo appena riavviato il dispositivo, quindi le operazioni che stiamo facendo sono operazioni che effettuiamo per la prima volta. La personalizzazione di Sony ha subito qualche miglioramento rispetto a Xperia S, abbiamo tutta una serie di opzioni e impostazioni che possono essere gestite a livello di menu, con toggle rapidi per attivare e disattivare le funzioni tipo wifi e di connessione, più programmi per la gestione delle nostre connettività, del nostro reparto multimediale, abbiamo la possibilità di gestire ovviamente il menu in ordine alfabetico, possibilità di eliminare le applicazioni che abbiamo per esempio installato dal Google Play, abbiamo poi la possibilità di gestire per esempio con questa animazione tutti i nostri menu. Il multitasking è stato rivisto da Sony con questa visualizzazione laterale, dove è possibile andare poi ad attivare delle mini applicazioni in overflow che possono essere poi spostate dove vogliamo, applicazioni che sono precaricate come la calcolatrice, la sveglia, le note e le note vocali, ma possono poi essere aggiunte tramite Play Store e tramite la lista, che in questo caso è già completamente piena di quelle che abbiamo scelto. Quindi ampio spazio anche agli sviluppatori, che potranno sicuramente sviluppare nuove applicazioni per tutta la gamma Xperia con questa personalizzazione software. A livello di programmi troviamo molto bello l'album immagini, come vedete è anche velocissimo in quanto è veramente pieno di immagini, pieno di foto, ma non abbiamo nessun problema nella gestione di tutte le immagini, l'abbiamo appena avviato. E la cosa molto piacevole è questa multitouch sulle anteprime, che ci permette veramente di avere una gestione delle immagini fino alla singola immagine, che poi può essere zoomata normalmente tramite il pinch to zoom. Ovviamente stiamo parlando di un prodotto che arriverà sul mercato alla fine dell'anno, per cui l'ottimizzazione software deve ancora essere ampliata, ma possiamo comunque apprezzare la personalizzazione. Molto carina la possibilità di associare le foto ai luoghi dove siamo stati, con anche una visione mondiale molto accattivante, fatta decisamente bene. Ricordiamo che le caratteristiche indicano un processore Snapdragon S4 dual core da 1.5 GHz associato a 1 GB di memoria RAM, quindi un processore e un hardware di ottimo livello, non da annoverare tra i super top gamma che sono usciti e stanno uscendo in questi giorni all'IFA e che arriveranno durante il corso dell'anno. Messaggi, chiamate ovviamente. Torniamo nella parte multimediale con un ottimo lettore musicale che ci permette di gestire tutte le funzionalità classiche della musica, ma soprattutto che offre una gestione ottimale dell'ascolto a seconda dell'ambiente in cui siamo. È possibile andare a modificare varie opzioni a livello di gestione dei brani, varie opzioni per quanto riguarda la gestione della musica nelle stanze,
Sono presenti anche opzioni per la condivisione della musica, associazione di copertine. Stesso discorso per quanto riguarda i film, un ottimo lettore di video, andiamo anche a prendere un video per vedere la qualità del display. Andiamo avanti. Alziamo il volume al massimo. L'altoparlante non è potentissimo, però il display è molto bello. Essendo un 4-3 pollici HD, la densità di pixel è decisamente elevata e questo lo si percepisce subito utilizzando appunto il Sony Xperia V. Andiamo su internet, apriamo la pagina di HDblog, la connessione funziona abbastanza bene. La velocità di navigazione è buona, in questo caso non abbiamo il flash installato, possiamo ruotare anche la schermata e non ci sono problemi, scusate, di arrangiamento del sito. Andiamo ad aprire anche il magazine, anche qui il caricamento è molto veloce, nonostante la pagina stia ancora caricando riusciamo tranquillamente a gestire la nostra home. Una pagina con vari contenuti come il blog cinema. Un prodotto dunque interessante, vedremo se arriverà in Italia, perché essendo un 4G ancora non è detto che possa arrivare sul nostro territorio. L'Xperia invece T sarà il modello che arriverà in Italia, non sarà waterproof ma è molto simile per quanto riguarda le caratteristiche. Apriamo la fotocamera dicevamo da 13 megapixel con varie regolazioni, il sensore è quello Sony pluripremiato e molto famoso, quindi le foto sono molto belle, è possibile ovviamente attivare il flash, andare poi nelle impostazioni e gestire varie funzioni per quanto riguarda la gestione di tutti i preset, ISO e suoni e compagnia bella. Andiamo a fare una foto di prova. Anche lo scatto veloce funziona senza problemi, andiamo a riprendere le foto che abbiamo fatto. Ovviamente poi nelle posizioni della fotocamera è poi possibile gestire opzioni anche di scatto multiplo, continuo, migliori. Questa è una foto, quella che è uscita forse meglio, ma vediamo. Niente male davvero. Ovviamente è presente lo zoom, che può essere fatto sia tramite i tasti volume sia tramite il multitouch direttamente sullo schermo. Con Xperia V è tutto, un saluto a tutti i lettori di HDblog, da Nicolò.